Domenica Supercoppa Italiana, ci sarà anche la prima prova ufficiale in una gara di alto livello del videocheck. Sì, oggi siamo a Piacenza per fare l'ultimo test del videocheck. Sembra che sia andato tutto abbastanza bene, quindi domenica facciamo la prima installazione ufficiale. Ovviamente non sarà a disposizione degli arbitri e neanche della televisione perché siamo ancora a livello sperimentale, però la strada che intendiamo percorrere è questa. Possiamo dire che per questa stagione, almeno per grandi eventi, quindi la Coppa Italia di Milano e probabilmente i playoff, vedremo anche utilizzato in campo e sulle TV? Sì, direi di sì. Sicuramente per la Coppa Italia il nostro obiettivo è quello di poterlo proporre quantomeno in via televisiva e comunque magari anche con qualche schermo all'interno dell'impianto stesso, non ancora con influenza sulla regola del gioco. Per i playoff invece valutare se questi 6 mesi di sperimentazione portano a risultati di un certo tipo, d'accordo con la federazione anche modificare le regole di gioco, quindi inserire ed applicare direttamente il videocheck a favore degli arbitri, dei tecnici e dei giocatori. Si è parlato molte volte di un costo non semplice da affrontare. Ci puoi dare delle linee di grandezza di un'operazione come questa? Sì, diciamo che il progetto è abbastanza costoso ed è un progetto che coinvolgerebbe tutti i club di Serie A, quindi se volessimo anche solo prevedere un'installazione su tutti i campi della Serie 1, diciamo che andrebbe abbondantemente oltre 500.000 di euro, e quindi questo in un momento un po' particolare insomma, comporta sicuramente una riflessione. Inoltre, se volessimo aggiungere anche la Serie 2, è chiaro che i costi più che raddoppierebbero. Dobbiamo valutare attentamente come muoverci, però magari l'integrazione solo su certi momenti della stagione di questo sistema e la tappa, che è il vecchio sistema con la palla a contatto sulla riga, potrebbero coesistere e darci magari buoni frutti. C'è anche un problema di personale qualificato per far funzionare poi a massimo regime un video come questo? Sì, personale qualificato, soprattutto neutrale, quindi il personale che dovrebbe fare funzionare il sistema del videocheck deve essere per forza necessariamente un arbitro. È un abito non sicuramente di Serie A, comunque una figura tesserata nei quadri federali degli arbitri, che sia in grado di poter manovrare con buona disinvoltura un sistema che in apparenza comunque molto facile, molto semplice, però che ha necessità di avere persone molto responsabili, molto calme e tranquille nell'acquisizione delle immagini.